Beveragioreca che ha primo trimestre in negativo a volumi. Paolo Porcelli e le strategie di crescita dei distributori Beverage e le attese nei confronti dei produttori. Sambiter innova lo spritz. Oreca Short News è offerta da San Benedetto Indian Black Tea. Maschio dei Cavalieri, la differenza è nel cuore. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Beverage Oreca sugli scudi in questa puntata del nostro podcast. Un mercato che nel primo trimestre 2024 non è stato particolarmente brillante. Il Mind for Oreca di 4Mind rileva gennaio-marzo 2024 su gennaio-marzo 2023 un meno 1,3% a volumi e un più 4,8% a valori, con la categoria birra leggermente in affanno. Riscontri più dettagliati saranno dati nella rubrica Oreca in Trend che pubblichiamo oggi sul nostro canale, dove ascolteremo anche i contributi dei distributori di bevande. Ospiti della puntata Sabrina Pasquini per la Pasquini SRL di Poggi Bonzi Siena e Angelica Bartoli per la Bartoli Arcangelo di Molfetta Bari. Continuiamo a parlare di distributori Oreca, categoria centrale nello sviluppo del mercato fuori casa. Un settore, quello della distribuzione food and beverage, che in Italia vede all'opera circa 3.400 aziende d'ingrosso e indipendenti. Le stime sono della società Trade Lab, che ha inoltre indagato su quali sono le strategie che i distributori Oreca mettono in atto per avere successo. Sul punto abbiamo raccolto il contributo di Paolo Porcelli, esperto di distribuzione Oreca. Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti. Come Trade Lab abbiamo indagato quali siano le strategie di crescita e fattori di successo per lo sviluppo del business nel consumo nel fuori casa. Ovviamente abbiamo chiesto ai grossisti. Il 52% ha risposto che la prima base per crescere è aumentare la penetrazione nell'attuale bacino operativo. Crescere nel numero di punti di consumo coperti garantisce ovviamente l'aumento del business. Però molti di loro, e soprattutto anche un altro buon 23%, ha dichiarato che è estremamente importante anche crescere all'interno dei distributori che già sono serviti, quindi aumentare la propria quota all'interno dei clienti attuali. Quindi non solo hunting, ma soprattutto loyalty per crescere. Poi ovviamente il 14% dei distributori ha affermato che bisogna aumentare il bacino operativo anche ad altri territori. Quindi non solo crescere dove già si è, ma crescere anche allargandosi geograficamente, cercando di fatto di avere maggior sviluppo. E ultimo, ma non ultimo, il 10% ha affermato che acquisire altri grossisti. Il mercato sappiamo che è molto frammentato, il mercato sappiamo che ha sempre distributori più grossi, più potenti, che quindi magari invece che andare a fare hunting catturando altri punti di consumo, fanno prima a acquistare altri grossisti o addirittura fare fusioni in modo da poter di fatto crescere. Grazie a tutti. Oltre a quanto ci ha detto Paolo Porcelli, sempre Trade Lab ha anche indagato su quali sono le attese dei distributori Oreca nei confronti dei loro fornitori, i produttori food and beverage. I desiderata più segnalati sono nell'ordine: investimenti dedicati a iniziative di vendita ad hoc, condivisione di piani di sviluppo puntuali, condivisione di dati, supporto per la formazione degli agenti e poi supporto per la formazione dei gestori di bar e ristoranti e materiale di merchandising da dare ai clienti. I distributori richiedono anche affiancamento della forza vendita, supporto per la creazione e gestione di un sito per gli ordini online di clienti. Concludiamo la puntata di oggi con una novità beverage che riguarda il drink più consumato in Italia, l'ormai mitico Spritz che San Pellegrino ha rivisitato e reinterpretato in nuove gustose varianti. Una nuova versione del Lugo a base di Sambiter Sambuco, Prosecco e Menta, fino alle più fruttate vivaci realizzate con Sambiter Gusto Agrumi, Pompelmo, Zenzero e Passion Fruit, ma anche il classico Sambiter Rosso che ben si presta alla miscelazione come Spritz. Prepararli è semplicissimo, basta raggiungere due parti del proprio Sambiter preferito ad una parte di Prosecco e del ghiaccio e poi mescolare bene per unire tutti gli ingredienti e buon drink. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, ci sentiamo domani.